Ciao a tutti amici dell'Italiana Fitness, ben trovati, io sono sempre Gianluca e siamo qui per eseguire la quarta lezione di ginnastica posturale. Oggi andiamo a lavorare anche sulla ginnastica respiratoria ed emitoracica. È una parte molto importante che segue la linea della ginnastica posturale in quanto una ginnastica una respirazione corretta dà anche un miglioramento alla situazione posturale globale. E d'altro canto, se abbiamo una modalità respiratoria scorretta, anche la postura ne risente particolarmente. Successivamente andremo poi a lavorare sulla parte di rinforzo del distretto addominale, in che modo però, differentemente da quello che siete abituati ad eseguire in palestra comunemente, andiamo a lavorare settorialmente ogni distretto dell'addome, in quanto il quadrante addominale è composto da un retto dell'addome centralmente, dagli obliqui dell'addome e da una parte trasversa più in profondità chiamato trasverso dell'addome. Cercheremo di lavorare tutti e tre le componenti dell'addome in sé. Quindi cercheremo di rendere più semplice possibile l'argomento, in quanto oggi andremo a trattare un argomento abbastanza complicato, sia quando partiamo con la ginnastica, soprattutto quando partiamo inizialmente con la ginnastica respiratoria. Quindi io direi di iniziare intanto con una parte di riscaldamento, quindi sempre come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, prima un po' sul tratto cervicale, sempre in estensione e flessione. Flessione, estensione, lentamente, ricordiamo di tenere il morso aperto, quindi non denti stretti. Escludiamo in questo modo l'ATM, quindi l'articolazione temporomandibolare, che non vada così a coinvolgere, a influire sul tratto cervicale. Rotazione. Inclinazione. Quindi, orecchio che si avvicina alla spalla, non spalla che si avvicina all'orecchio. Circonduzione, scegliete voi il senso, mantenete sempre quello. Lato opposto, sempre lentamente, senza fare scatti. Fermo al centro con il capo e iniziamo a ruotare solamente le spalle, prendendo aria quando porto le spalle vicino alle orecchie e buttando fuori aria quando spingo in basso. Quindi, una volta aver ruotato le spalle, iniziamo con una circonduzione completa dell'arto superiore verso dietro, rotazione sempre del palmo della mano verso l'esterno quando sto in alto. E in avanti.
e cambio braccio, circonduzione verso dietro, in avanti, nove e 10, mi fermo. Bene, continuiamo le rotazioni con le spalle in avanti adesso. Portiamo le mani sempre sulle spalle e continuiamo a scaldarle bene, a mobilizzare sempre bene le spalle, che è un'articolazione che ha bisogno di tanto movimento per lubrificare bene l'articolazione. Avanti. E giù le braccia. Bene, ora tenendo sempre le gambe in questa posizione, ginocchia leggermente piegate, flessione del busto lateralmente, mobilizziamo bene il tronco, prendo aria al centro e espiro quando inclino. E stop. Bene, ora sempre con le ginocchia leggermente piegate e le gambe nella stessa posizione, fletto il busto in avanti, arrivo in sospensione, quindi senza intervento dei muscoli motori, e iniziamo a eseguire dei piccoli molleggi verso il basso. Lentamente vado a contrarre l'addome, spingo indietro sulla parete lombare, sul tratto lombare, e lentamente snoccio la vertebra dopo l'altra, dal tratto lombare al tratto cervicale, infine la testa. Bene, torniamo adesso in questa posizione stazionaria, mani sulle spalle e lavoro sulle scapole, quindi espando il torace, adduco le scapole, quindi si avvicinano tra loro. Torace si stringe, costrizione del torace, avvicino i gomiti, allontano le scapole, quindi si adducono, abducono, prendo aria, adduzione delle scapole, butto fuori aria, abduzione. Ok, salto con i gomiti, spingo in alto, scendo. E giù le braccia, ancora oscillo, rotazione. E sto. Successivamente passiamo a braccia distese in alto a eseguire delle spinte sulle spalle come se mi dovessi arrampicare su una corda o se dovessi andare a prendere, ad afferrare qualcosa che troviamo in alto.
e giù. Beh, vuoto ancora un po'. E andiamo a eseguire l'ultimo esercizio del nostro riscaldamento. Quindi andiamo a ripetere il basculamento del bacino. Esercizio che vi ho spiegato già in precedenza diverse volte, molto importante nell'elasticizzazione del tratto lombare. Quindi, qualora aveste delle forti tensioni nella zona lombare causate da una rigidità del tratto vertebrale e legamentoso, una vertebra con l'altra formano delle articolazioni, e qualora si irrigidissero queste articolazioni, è importante che andiamo a elasticizzare eseguendo questo esercizio che vi spiego ora. Quindi, piedi altezza dei fianchi, ginocchia leggermente piegate, mani sulle creste iliache, quindi bacino avanti e dietro sui fianchi. Da qui, spinta indietro, spinta avanti del bacino antiversione, spinta indietro del bacino retroversione. Quindi lo mostriamo sul piano sagittale, che è più semplice da valutare, da vedere, da imparare. Quindi ginocchia leggermente piegate, piedi altezza del bacino, prendo aria, mando in arco e spingo avanti il bacino, perché prendete in considerazione le creste piegate anteriori che si proiettano in avanti durante l'antiversione. Retroversione, stesse creste iliache, vengono indietro, espiro, prendo aria in arco, zona lombare, accentuazione, iperlordosi, fuori aria, appiattisco questa parte, riduzione della curva, variazione continua del tratto lombare da accentuazione a riduzione. Questa volta, quindi, questo movimento del bacino è elasticizzare la parete lombare. Attivazione lombare in antiversione, attivazione glutei addome in retroversione. Inspiro in antiversione, espiro in retroversione. Cerchiamo di isolare il più possibile la parte superiore, spalle ferme, attivo solo zona inferiore. Qualora avessimo automatizzato il movimento, possiamo anche farlo con le braccia lungo i fianchi. Andate ad eseguire nel modo in cui vi trovate più comodi. Cerchiamo di svolgerlo lentamente questo movimento. Se sentite tensioni, soprattutto molto lentamente. E sto. Beh, mi fermo. Abbiamo concluso con il nostro riscaldamento e inizieremo adesso con una parte di lavoro a terra dedicata interamente alla ginnastica respiratoria. Bene, quindi iniziamo con questi esercizi di ginnastica respiratoria susseguiti da degli esercizi di ginnastica emitoracica. La ginnastica emitoracica fa sempre parte della ginnastica respiratoria, però è più specifica e ve la illustrerò successivamente. Partiamo con dei primi esercizi di ginnastica respiratoria dove la posizione di partenza sarà seduti gambe incrociate. Qualora steste scomodi in questa posizione, potete creare un rialzo o con il tappetino stesso, o prendete magari una qualsiasi superficie che vi permetta di tenere un pochino più alto il bacino. Oppure, se non riuscite a tenere la posizione a gambe incrociate, tenete le gambe in questa posizione. L'importante è che non le manteniate distese. Quindi, gambe incrociate, e iniziamo con il primo esercizio, che consiste in una presa di coscienza dell'atto respiratorio. Quindi andiamo con le mani a reperire le coste fluttuanti. Le coste fluttuanti sono quelle coste che non sono ancorate anteriormente allo sterno, ma sono libere di muoversi e di fluttuare in questa zona. Quindi andiamo a reperirle bene con le mani, ci posizioniamo le mani sopra e iniziamo a eseguire le respirazioni. Inspirando
dal naso, espirando dalla bocca. L'unico scopo di questo esercizio è quello di percepire il movimento delle coste in apertura e in chiusura e di imprimere una leggera forza con le mani al di sopra di esse. Tanti di voi questo esercizio risulterà semplice in quanto avete già una consapevolezza di cosa avviene durante un atto respiratorio. Per altri invece che hanno magari una disorganizzazione a livello respiratorio in quanto non riescono a percepire bene quali sono i segmenti corporei che si attivano o meno durante la respirazione risulterà più complesso. Bene, possiamo anche variare la posizione delle mani. Possiamo anche afferrare in questo modo. Ok, una volta percepito cosa avviene alle coste durante la respirazione, quindi principalmente espansione, restrizione, espansione, inspirazione, in espirazione si avvicinano e vanno a compiere un'espirazione. Possiamo distendere le gambe, recuperare il secondino, perché dobbiamo passare al secondo esercizio, sempre sulla ginnastica respiratoria. Intanto facciamo un piccolo accenno teorico sulla respirazione. Le fasi della respirazione sono 4, sono inspirazione, quindi presa d'aria, apnea, espirazione ed apnea. Sono queste 4 fasi, quindi noi cerchiamo di lavorare un po' su queste 4, semplificando il più possibile il lavoro perché è abbastanza intenso e complicato. Quindi, ora che abbiamo fatto la parte di ginnastica respiratoria sulla resa di coscienza, inizieremo a lavorare sulle 2 fasi iniziali della respirazione, quindi inspirazione ed apnea, facendo anche un esercizio correttivo e elasticizzante per la colonna vertebrale. Quindi, tornando nuovamente seduti gambe incrociate, la posizione di partenza prevederà la posizione delle mani, precisamente il dorso, all'interno delle ginocchia. Iniziamo a svolgere solamente il seguente movimento: spinta del dorso delle mani all'interno delle ginocchia, espansione del torace. Quindi queste mani in questa posizione sono importanti in quanto riescono a dare una spinta che ci permette di portare indietro le spalle in espansione il torace. Questo movimento è accompagnato da una retrazione del mento. Ok, questo è il movimento che andiamo a svolgere. Lo possiamo sul piano sagittale. Da qui, spinta del dorso delle mani, retrazione del mento. Verticalizzazione della colonna vertebrale, espansione del torace. Una volta eseguito il movimento, avendo imparato il movimento, ci inseriamo l'inspirazione, quindi iniziamo solamente a fare questo esercizio. Ok? Quindi spinta, espansione del torace, posizione indietro delle spalle, mento retratto, inspirazione, espirazione, rilascio. Va bene? Iniziamo. Sentirete tensione nella zona dorsale e cervicale, quindi centro della schiena, della colonna e tratto cervicale. Quindi spingo, espando, mento retratto, inspiro. Espiro e rilascio. Ok,
Capiamo bene il movimento, le spalle non vengono in alto, ma mi raccomando, vanno indietro. Quindi spinta, espansione, lento, ritratto, inspiro. Espiro e rilascio. Bene, continuo. Fuori. L'ultimo. Fuori, aria. Bene, recupero, distendo le gambe. E andiamo adesso a ripetere lo stesso esercizio, aumentando un pochino la durata. In quanto adesso abbiamo capito bene qual è il movimento da eseguire col torace, con le spalle e con la testa, con il capo in retrazione e movimento. Ora andiamo a eseguire bene tre inspirazioni, quindi ampliamo la fase iniziale del ciclo respiratorio, quindi l'inspirazione. Dorso delle mani all'interno delle ginocchia, spinta, prima inspirazione, mento retratto. Tengo 3 secondi l'apnea, 1, 2, 3, seconda inspirazione, 3 secondi l'apnea, terza inspirazione e fuori aria. Ok, quindi 3 inspirazioni, tra un'inspirazione e l'altra, 3 secondi di apnea, se sono tanti, riducete a 2. Fuori. Mi raccomando, tenete la posizione di espansione col torace. Non sono semplici, lo riconosco. Continuiamo. L'ultimo. E fuori aria, recupero. Una volta eseguiti i due esercizi di ginnastica respiratoria, passiamo a illustrare una parte della ginnastica respiratoria mirata più all'elasticizzazione dei legamenti intercostali e del torace in sé. Che significa? Praticamente, per favorire le azioni respiratorie bisogna avere comunque una parte toracica e costale elastica, in quanto i polmoni all'interno riescono così a svolgere meglio le loro funzioni ventilatorie, quindi espansione e restrizione. Quindi fa sempre parte della ginnastica respiratoria e vi illustrerò due esercizi semplici da poter fare a casa. Quindi con la mano andiamo a prendere e appoggiare sulle coste fisse questa volta, non quelle fluttuanti, quindi sono le coste che anteriormente sono agganciate allo sterno e posteriormente al tratto dorsale. L'altro braccio verrà in alto e una spinta avverrà sulle coste e il braccio eseguirà dei molleggi per alto dal lato opposto della spinta e torno in posizione, quindi mano sulle coste, braccio in alto, 4 molleggi, 3 e 4. L'importante è che l'azione verrà percepita nel tratto alto della colonna, non sul tratto lombare, quindi nel molleggio non dobbiamo andare a sollevare il bacino, ma dobbiamo tenere il bacino fisso. Il lavoro verrà svolto solamente nella zona alta della colonna, quindi mano in appoggio. E inseriamo adesso la respirazione corretta, quindi 4 inspirazioni, espiro, fuori aria. Quindi quando butto fuori aria vado a cedere sulla verticale, che significa che vado proprio a svuotare completamente i polmoni e vado a rilasciare completamente il busto.
attimo. E fuori aria, recupero, distendo un pochino le gambe. Adesso mostriamo il secondo esercizio di ginnastica emitoracica. La posizione di partenza sarà sempre gambe incrociate. La mano starà sempre sulle coste alte e limitrofe al petto. L'altro braccio si trova per fuori alto, quindi non all'altezza della spalla, leggermente più in alto. Da qui la spinta che darò sulle coste mi porta a eseguire un movimento laterale con il busto senza muovere il bacino, senza guardare neanche il braccio che porto in fuori. Quindi braccio in alto, fuori alto, mano spinta sulle coste, 4 inspirazioni. Anche qua mi raccomando, il movimento non è sulla zona bassa della colonna, ma dobbiamo andare a rendere specifico l'esercizio per la zona alta della colonna vertebrale. Quindi, fuori. Fuori. Ultimo da un lato, ultimo dall'altro e fuori aria. Stop. Quindi, una volta aver concluso tutta la parte dedicata alla ginnastica emitoracica e respiratoria, iniziamo a svolgere, come anticipato precedentemente, il lavoro sui distretti singoli dell'addome. Quindi, lavoro sull'addome, andando a coinvolgere le varie parti che lo compongono. Quindi iniziamo con il primo esercizio sull'addome per andare a interessare per lo più la parte degli obliqui dell'addome. Ci metteremo in posizione decubito, quindi pancia in alto, braccia in fuori, quindi ci distanziamo un pochino o dalla superficie che abbiamo vicino. Palmo delle mani a terra in modo tale che stabilizzano bene le spalle. Sollevo, fletto le cosce sul bacino. Angolo del ginocchio a 90 gradi. Da questa posizione inspiro. Espiro. E torno in posizione. Quindi l'espirazione accompagnerà tutto il movimento degli arti inferiori. Durante questo esercizio soffio bene come se avessi una cannuccia in bocca, quindi espiro durante tutto il movimento degli arti inferiori. Lo stesso esercizio, qualora non avessimo problemi nella zona lombare, quindi una volta che non abbiamo sentito fastidi, se abbiamo ritenuto l'esercizio abbastanza semplice, possiamo anche complicarlo portando le gambe distese in alto, piedi a martello. Se vedete che l'esercizio in questo modo è troppo complesso, torna a ginocchia piegate. Se vedete, se sentite, percepite troppa tensione nella zona lombare, piegate le ginocchia. Se riuscite, distendete le gambe. Prendo aria.
l'ultimo da un lato. Ultimo dall'altro. E schiena le ginocchia e torno in posizione. Una volta tornato in posizione, per recuperare un pochino e per allungare un pochino la zona lombare, possiamo eseguire, mobilizzare un pochino la zona lombare, possiamo eseguire questo movimento degli arti inferiori. Dopo il primo movimento, portando le ginocchia verso il petto, cerco di sollevare un pochino il bacino in modo tale da portare in allungamento la zona lombare. Poi mobilizziamo l'anca in rotazione interna, riporto le ginocchia al petto, un movimento delle gambe, cerchiamo di renderlo più passivo possibile e attivo quello delle braccia. Bene, lo facciamo anche dal lato opposto. Da posizione supini, adesso inizieremo a lavorare su un altro distretto del 40 addominale, il retto dell'addome. Quindi il retto dell'addome è il muscolo centrale dell'addome che va dalla sinfisi pubblica allo sterno, quindi parte più centrale. Inizieremo ad attivarla in questo modo. Quindi, sempre flessione coscia a bacino, con le ginocchia indirizzate, quindi non precisamente a livello dell'anca, leggermente più verso il petto. Da qui le mani andranno sulla parte porzione anteriore del ginocchio, mentre le ginocchia spingono verso il petto, le mani allontanano, quindi rimarremo in una fase di contrazione isometrica con l'addome, ok? Quindi assenza, movimento, quindi distanza muscolare, distanza tendinea omogenea, accorciamento muscolare costante. Quindi prendo aria, fuori aria, e lascio, riprendo aria e via di nuovo fuori, soffio come se avessi una cannuccia in bocca. Lascio. Anche questo esercizio può essere reso soggettivo il più possibile, in quanto possiamo intensificare più o meno la spinta degli arti inferiori delle braccia e prolungare più o meno la durata dell'espirazione. Quindi prendo aria e fuori, spingo con le gambe, spingo con le braccia, lascio. Importantissima l'espirazione durante l'esercizio, in quanto devo permettere all'addome di andare in massima contrazione durante il momento di espirazione forzata. In più, l'espirazione è fondamentale, la respirazione è fondamentale, seguirla in maniera corretta per escludere qualsiasi problematica, sia a livello cardiocircolatorio che per quanto riguarda ernie crurali ed ombelicali. Quindi prendo aria, fuori aria, lascio, lo eseguo per l'ultima volta, prendo aria, fuori aria, spingo con le ginocchia, spingo con le mani allontanando, le gambe che non si muovono, e lascio e recupero. Bene, questa è la parte dedicata al muscolo retto dell'addome. Ultima fase di lavoro per il quadrante addominale, l'ultima parte che manca è il trasverso dell'addome. Quindi il trasverso dell'addome è detto anche muscolo pancera, in quanto il suo scopo è quello di contenere i visceri interni e di evitare il prolasso verso fuori, quindi quella situazione di pancetta gonfia che si percepisce
può essere un allentamento del muscolo trasverso, dove i viscidi, principalmente l'intestino, tende ad allentarsi un pochino, quindi va il muscolo ad allentarsi e l'intestino tende a protrarsi un pochino in avanti, formando quel gonfiore nel basso ventre. Quindi vi mostrerò due esercizi che serviranno a rinforzare questo muscolo trasverso. La posizione di partenza è nella posizione quadrupedica. Mani altezza spalle, ginocchia altezza del bacino. Da qui portiamo solamente in contrazione l'addome, quindi come se volessi eseguire una retroversione del bacino. E una volta mandato in contrazione l'addome, inizia a soffiare a labbra socchiuse. Riprendo aria e continuo. Posso anche scifotizzare un pochino la zona dorsale, quindi contraggo l'addome e soffio. E recupero e continuo. Lascio e di nuovo ripeto l'esercizio, contraggo, soffio, espiro. Lo eseguo per l'ultima volta. E recupero. Bene. Quindi, una volta eseguito il primo esercizio sul muscolo trasverso, eseguiamo il secondo. Il secondo esercizio si partirà sempre dalla stessa posizione, quindi posizione quadrupedica, mani sempre altezza spalle. In questa volta andiamo a variare il tipo di respirazione. Quindi, mentre prima abbiamo lavorato ed attivato il muscolo in maniera concentrica, adesso lo andiamo ad attivare in maniera eccentrica. Quindi ve lo mostro che è più semplice. Vado a contrarre sempre l'addome, tengo l'apnea per 6 secondi. Una volta passati i 6 secondi inizio ad inspirare a tratti. Una volta eseguito queste inspirazioni, butto fuori aria. Quindi andiamo a tenere in contrazione l'addome 6 secondi in apnea. Poi vado ad eseguire delle piccole inspirazioni a tratti, piccoli colpetti. In questo modo. Quindi, mentre inspiro, la pancia tende a gonfiarsi. Il muscolo pancera cosa fa in questo modo? Va in allungamento, ma allo stesso tempo va in contrazione, limitando il gonfiare della pancia. Quindi, ripeto, contraggo, tengo in contrazione l'addome 5-6 secondi, e inizio ad inspirare a tratti. E fuori aria. Continuo, contraggo, 6 secondi, 1, e inspiro a tratti, e fuori, ancora, contraggo l'addome e tengo 6 secondi, e via. E fuori. Lo eseguiamo per l'ultima volta. Contraggo. E inspiro, via. E fuori aria e recupero.
Beh, successivamente al lavoro sul muscolo trasverso possiamo mandare un pochino di allungamento globale la colonna. Respirando, portiamo entrambe gli arti superiori verso sinistra, quindi andiamo ad allungare principalmente del lato destro. Torno in posizione, arti superiori verso destra. Faccio un allungamento con il lato sinistro. Torno in posizione. Fine. Bene. Anche la lezione di oggi è terminata. Spero sia stata di vostro gradimento. Vi saluto, vi do un forte abbraccio, spero di rivederci presto e alla prossima lezione. Ciao a tutti.